La Kona è là dietro e noi ieri abbiamo camminato sul promontorio, appunto, fra il Golfo di Stella e il Golfo di Lacona. Oggi andiamo in questa direzione qua dietro, verso la zona naturale di Capoliveri e il Monte Calamita, appunto. Probabilmente questo video sarà separato dal vlog che racconta questa seconda giornata all'Elba, così lascio separato tutto il video dell'uscita in mountain bike e vi metto la traccia in descrizione, come sempre, tutto il resto, tutti i riferimenti di Davide del Bike Center Elba e di 365 Mountain Bike 365 TV con il suo canale YouTube. Poi, se volete invece vedere una visione completa di tutte le singole giornate e che cosa facciamo in questo periodo, in questa mini vacanza all'Elba, avete tutti i vlog giornalieri. Da qui si capisce perfettamente la conformazione orogeografica dell'isola d'Elba. È veramente a gradini, cioè questo promontorio qui è quello dove abbiamo camminato ieri e poi gradualmente arrivi fino al Monte Capanne, che è l'ultimo, che è molto molto più alto degli altri, arriva più o meno a 1000 metri la cima. Adesso non si vede perché è coperta da quella nuvola, però è veramente, l'isola d'Elba è stratificata, è diciamo a gradoni come si sviluppa. Vado che recupero i miei compagni. Dove inizia lo sterrato tra 1 Ok.2 km? Più o meno, diciamo, Da da dove lì. inizia anche il parco protetto, che sarebbe parco dell'arcipelago toscano, che comprende Pianosa, Monte Cristo, Giglio e la costa dei Questa Gabbiani. zona della costa dell'Elba, la costa dei Gabbiani. Bello. Adesso ho visto, vabbè, dopo vedremo un bel mare dall'altro lato. Qua siamo proprio su una sezione del percorso dell'internazionale di quest'anno. Siamo giusto vedere se incrociamo Sì. quella Ma anche noi? Sì, beh, è così. Piano. Ah, eccola là. Infatti me la ricordavo che era Ah, sì. finito. Dopo alla fine dai, Ah, non ok. era tecnicissimo come percorso, che vedi che rimane molto piatto, però No, però era non ti giusto, dava, sì. non ti dava mai respiro. Madonna. Dovete portarla a piedi e qua è tutta piana. L'intrepido cavatore. Ti metti così? Beh, però qua, cioè, qua all'Elba di marketing ne sanno, eh. Cioè, venduto meglio di così, veramente non saprei come. Tutto questo è percorso zona degli internazionali. Adesso andiamo alla ricerca di qualche bel passaggio. Non capisco perché lo chiudono quando, cioè, è un bike park. Sì. Però come giustamente si diceva prima, basta mettere un tabello pericolo di morte cioè, e sì, uno come ci le piste pensa. da sci, effettivamente, Sì, pista per sciatori esperti. Se non sei esperto, non marchi. Da. Basta solo segnalare, anche perché vedi che a fianco, anche per la gara, Sì, c'era. c'era Piggy. Quindi basta solo segnalarlo bene, o se uno si vuole ammazzare, vuol No, dire vederlo dal vivo in TV e nei video non rendeva che. minimamente, Qua ci dove si sembrava scendeva? molto Questo più è il blocco basso. di prima. Alto è alto, però è un peccato chiuderlo, davvero. Che pista? Non Sì, freno proprio. non frena proprio niente. Non so, secondo me ho fatto casino l'ultima volta che l'ho pulita. O mi è andato un po' col vento di Bike Protect. Tutti e due anche. Sì, tutti e due.
qui è il tratto più tecnico del video, ma sassi fatti. Sì. Bello in mezzo alla camomilla. Diciamo quando, ragazzi, quando ci sono cose pericolosissime, figo. Più che altro è liscissimo, cioè è proprio. Quello là in fondo è il Giglio? Quello è Monte Cristo, quello è il Giglio. Ah, ok. Bellissimo. Torniamo un pezzo indietro. Scendiamo da dove siamo arrivati? Sì. Io dovremmo ancora con le curve. Allora, ho decisamente fatto casino con la pulizia dei dischi. Infatti la bici non frena niente e quando punto i freni, come avete potuto sentire, la bici urla, tipo qua. Bellissimo. Andiamo alla terrazza. Vai. Queste catene, gli ospiti della tenuta possono abbassare con la tesserina o col telecomando. Mentre chi arriva dall'esterno, per forte cose, sarà un mezzo motorizzato per fermarsi qua. Ok. Deve solo girare a piedi in bici. Poi comunque capirai che è anche un motivo di sicurezza, che da tutte, ovvio, le strade là sono tutte a strapiombo sul mare, non puoi. Certo, non certo. Puoi arrivare tutta l'isola con la macchina. Qua a destra. Wow! Madonna!
cantina, cioè sotto. Sotto c'è la cantina e questa è la terrazza. Madonna! Ora che siamo nella tenuta delle ripalte è arrivato il momento di una info di servizio. Davide, oltre ad essere il frontman di 365 TV, 365 Mountain Bike, gestisce appunto il bike center Elba qui nella tenuta delle ripalte, dove abbiamo noleggiato questa ottima e-bike Cannondale, del quale non conosco il modello, dopo magari Davide ci dirà qualcosa. Comunque mi sembra un'ottima bici, no? Super, anche il maestro. Bene, bene. Infatti Davide fa anche corsi e lezioni di MTB, cosa della quale... Anche di Galateo e Portamento. Anche di Galateo e Portamento, guanti bianchi, le posate, sì, tutte queste cose qua. No, magari una sessione di lezione in mountain bike ci starebbe, a me farebbe piacere, sicuramente ne ho bisogno. Aspettiamo la spiaggia. Ok. Questo è il bike center. E qua siamo in piena tenuta delle ripalte. Quello lì è l'hotel. E qua abbiamo tutta la zona con la piscina, i campi da tennis, campi da paddle. No, passiamo un po'. Andiamo al ristorante che c'è tutta la ghiaia bella. Qua avanti, peccato che sì? Per un giorno avete perso i cavalli e sta arrivando male. Ah! Per il manico. Questa è la zona del maneggio che adesso è in riallestimento e chi va a cavallo guarda questo panorama qua. Tanta roba. Ok. Sì, vedo. Wow. Era in sicurezza, non fare l'errore, non farei mai. Quando dico di allargare i gomiti, non fare l'errore di andare in avanti. Oppure quando fanno paura fanno questo, anche se c'è una pendenza così. No, centralità, vuol dire che devi sentire che tutto le strutture c'è. Quindi la postura, io esagero, è un po' questa, diciamo. Culo alla oca, giusto quasi parallelo al terreno, però senti che l'equilibrio è tutto qua, non devi gravare sulle braccia altrimenti sei fatto diventare davanti. Il davanti lo carichi perché lo vuoi te, quindi c'è l'equilibrio qua e quando voglio caricare te lo faccio, sono io che non devo esserci sotto. Infatti vedi quando l'equilibrio, uno che ha un po' di tecnica, sta anche molto alto, sì. Poi appena diventa un po' tonta, allora c'è appunto giù. Però finché è così, per me spostare il piede senza vita è anche un po' una formatura. E quella è la strada che parte praticamente dalla villa, quindi il bello di qua è che ogni villa ha praticamente quasi la sua spiaggia privata, che va giù anche ad agosto, se trovi 5 persone sono tante. Bello. Totalmente imbucate. E quello che si vede lì rosso è il tetto della casa che dicevi prima. Sì, Villa Stagnone. Bello.
credo non serva esplicitare che questo giro panoramico è una figata. Ciao, buongiorno. Questa è l'ultima casa, la più lontana dalla tenuta. Secondo quanto siamo dal centro. Cavolo, cavolo. Però praticamente c'è la spiaggia privata, che c'è la vialetta che va proprio alla spiaggia. Giù dritto. E qua c'è un ristorante. Dai, ci affacciamo, dai. Qua noi possiamo sinceramente anche mettere quella gente che c'è. La tenuta. Esiste anche rifatta perché rispetto al qui usciamo dalla tenuta e rientriamo direzione Capolivari. Se vi sto a ruota così faccio il com. No, vi azzardate. Ok, a posto. A posto, grazie. Grazie. Fammi fare bella figura almeno dove posso. Almeno un minimo in salita. Niente, ci hanno staccato. And we are back at Capolivari. Certo. Bellissimo. Usciamo da Piazza Matteotti e andiamo in cerca di cibo. Sei divertita? Molto, davvero molto. Bello, il giro aveva il giusto sterrato per provare, così prendi confidenza. Ristorante da Michele. Ok, ci siamo fermati qui al ristorante da Michele, consigliato da Davide, dove chiudiamo il giro, questo tour che abbiamo fatto intorno a Capolivari e il Monte Calamita. Giro facilissimo, vi lascio la traccia in descrizione come sempre, così eventualmente potete rifarlo, insieme con tutti i contatti del residence dove alloggiamo, di Davide col bike center Elba e nella tenuta delle Ripalte e il suo canale 365 TV 365 Mountain Bike. Chiudo qui questo video e invece, se volete continuare a guardare un po' cosa facciamo durante questa mini vacanza all'Elba, lascio in descrizione anche il link della playlist con tutti i vlog giornalieri. Vado a pranzo, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale,
con il tasto qua sotto, lasciate un like, un commento se volete chiedere qualcosa, condividete il video se vi è piaciuto con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video o nel vlog di questa giornata. Ciao!